Dimmi quando ci siamo. Ci siamo, bene. Buonasera a tutti. Possiamo iniziare questo incontro impegnativo, importante. La destra radicale, perché la destra vince? Esiste il vento della destra o il sonno della sinistra? Questo è l'oggetto della discussione, voi capite, stiamo parlando di una cosa molto importante su cui ci stiamo interrogando tanto e in tanti ci stiamo interrogando. Prima però di iniziare io vorrei ringraziare Gioele, perché come è stato chiamato d'emergenza, perché è un'emergenza tecnica senza di cui non saremmo in grado di fare la trasmissione in streaming, tutte queste cose, e io sono davvero debitore, come dire, fronte alla sua gentilezza, che chiamato di emergenza è arrivato per la prima volta in mezz'ora, ha preso dimestichezza di tutto, complimenti, complimenti, devo dire, un'altra generazione, c'è poco da fare, come dire, un'altra generazione, quindi complimenti e grazie a Gioele. Veniamo invece all'oggetto del nostro incontro di questa sera, e questo dobbiamo presentare una ricerca sulla destra europea, circa che è stata promossa dalla Fondazione Ebert. Abbiamo con noi Tobias Morschel, scusa, ma il tedesco non ho l'abitudine di dire, Tobias Morschel, benissimo. Io ti voglio prima ringraziare tantissimo, esprimo un apprezzamento vivissimo per questa ricerca, perché ho detto prima, parlando con Valbruzzi, insomma, che ne sentivamo vivissimamente il bisogno, ed è un grande piacere quindi la possibilità di presentarla in anteprima, e quindi voglio ringraziare te la parola per... No, funziona, sono io che mi sono tenuto un attimo lontano, prego. Grazie mille, buonasera a tutte e tutti, e anche per me è veramente una bellissima occasione avere qua a Milano la possibilità di presentare questo studio che hanno scritto Sofia Ventura e Marco Valbruzzi. Questo studio è stato commissionato dalla Fondazione Friedrich Ebert, e se posso vi dico qualcosa sulla Fondazione Friedrich Ebert, chi siamo, perché siamo qua in Italia, perché siamo qua anche oggi stasera a Milano. La Fondazione Friedrich Ebert è una fondazione politica, Friedrich Ebert, e noi siamo vicino al Partito Socialdemocratico in Germania, la SPD, non siamo parte del partito, ma siamo vicini. Il nome Friedrich Ebert... penso che non sia molto conosciuto qua in Italia, anche in Germania purtroppo non tutti lo conoscono, ma è stato un personaggio molto importante. Lui è stato il primo presidente eletto democraticamente dopo la prima guerra mondiale, dunque quando la Germania è diventata una repubblica, lui è stato il primo presidente, è morto nel 1925, e la nostra fondazione è stata fondata quando Friedrich Ebert è morto. E abbiamo tre pilastri di nostro lavoro sin dall'inizio più o meno. Dunque, il primo pilastro del nostro lavoro è, una volta Friedrich Ebert ha detto, lo dico in tedesco, Demokratie braucht Demokraten, la democrazia ha bisogno di democratici, di persone che veramente sono attive nel campo politico, che sono veramente democratici. E così, cosa facciamo in Germania? Facciamo formazione politica per persone che si vogliono, che vogliono essere attive nel campo politico. Il secondo punto che facciamo, diamo borse di studio a persone che vogliono studiare all'università. Il terzo punto del nostro lavoro è fare rete tra la Germania e l'estero. Dunque noi come fondazione abbiamo quasi in 100 paesi in tutto il mondo, abbiamo uffici come qua a Roma, dunque abbiamo veramente una grande rete di uffici in tutto il mondo. Il nostro scopo è dunque fare un ponte tra la Germania e Italia, tra tutti i paesi dove noi siamo. E in questo campo siamo attivi, e i nostri partner qua in Italia sono soprattutto il partito PD, i partiti progressisti, ma anche i sindacati liberali, dunque, e la società civile. E che cosa facciamo? Facciamo conferenze, organizziamo incontri, e ogni tanto commissioniamo anche questi studi, come questo studio, per capire un po' meglio che cosa succede in Italia. E l'intenzione è spiegare un po' meglio anche ai tedeschi che cosa succede in Italia, ma anche viceversa. Dunque il nostro compito è essere un ponte.
E questo studio, su questo parlerà di più, parleranno di più adesso Marco Valpruzzi e anche Sofia Ventura, è parte di uno grande studio che abbiamo commissionato in diversi paesi europei per capire perché vince la destra al momento in così tanti paesi. Abbiamo visto che cosa è successo in Svezia, in Finlandia, in Italia, che cosa succederà fra poco sicuramente anche in Spagna. Vediamo che cosa succederà in Francia e anche se vediamo che cosa succede al momento in Germania, in diversi Länder, paesi della Germania Est, la AfD, il nostro partito di estrema destra, è il partito più forte. Dunque abbiamo un fenomeno in tutta l'Europa e con studi come questo vogliamo capire in un contesto europeo che cosa sta succedendo al momento, perché le destre sono così forti, le destre radicali, e che cosa possiamo fare per combatterle. Dunque grazie mille per essere venuti, per essere venuto, e sono molto grato a Sofia e Marco Valpruzzi e anche alla Casa della Cultura che abbiamo la possibilità di presentare questo studio, e ridò la parola a te, grazie. No, grazie a te Tobias, grazie a te, grazie alla Fondazione Ebe, fa davvero molto piacere avere questa occasione, è un'occasione anche per conoscere e stabilire un rapporto, insomma, cosa che penso che potrà avere anche ulteriori sviluppi, quindi molte, davvero grazie di cuore per questa operazione. Veniamo alla ricerca adesso. La ricerca viene presentata da Marco Valpruzzi dell'Università Federico II di Napoli e da Sofia Ventura dell'Università di Bologna. Penso di aver capito, cominci Sofia, comincia tu la cosa, abbiamo anche delle slide, insomma, poi per questo ti prego di... ecco, bravissimo, funziona tutto perfettamente. Io sono un po' preoccupato per la situazione, invece le frecce, vedo che funziona tutto perfettamente. Mi dicono di sì dalla regia. Allora posso cominciare? Buonasera innanzitutto, mi fa molto piacere di poter essere qui con appunto gli amici Tobias e Marco, appunto Tobias che rappresenta questa importante fondazione con la quale appunto abbiamo fatto questo e altri lavori, e credo che sarebbe è davvero un'esperienza molto, molto interessante per noi italiani poter collaborare con una fondazione del genere, perché purtroppo insomma in Italia c'è più difficoltà ad avere esperienze simili, quindi credo in questo senso che sia anche molto importante quello che le diceva appunto di una collaborazione, perché comunque il tema della formazione politica è un tema estremamente rilevante proprio perché è in qualche modo l'idea stessa della formazione politica è un po' andata perduta, o comunque quando viene realizzata spesso avviene in maniera un po' superficiale, invece appunto con questa fondazione si fa formazione, si fa ricerca, e la ricerca che appunto noi qui presentiamo in realtà costituisce la parte italiana, come diceva Tobias Merschel, scusami, ci sono andata vicino, ok, grazie. C'è qualche difficoltà anche da parte sua, appunto fa parte di una ricerca più ampia che è stata condotta su diversi paesi, come vedremo tra un attimo, su appunto quella che chiamiamo destra radicale. Adesso cominciamo anche dalle definizioni, perché è molto importante dare agli oggetti il nome corretto. E appunto nel caso italiano noi ovviamente abbiamo lavorato, quindi abbiamo dato il nostro contributo relativamente a due partiti, a differenza degli altri paesi dove sostanzialmente vi era soltanto un caso, la Lega di Matteo Salvini e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che nel frattempo poi sono andati al governo. Quindi questo diciamo rende la ricerca ancora più interessante, forse renderebbe anche interessante continuare a vedere quale percorso stanno facendo ora che sono al governo, in particolare Fratelli d'Italia. Quindi io faccio una prima parte introduttiva relativa appunto ai concetti, e una prima parte della ricerca per lasciare poi la parola alla collega Marco Valpruzzi. I termini, no? Vedete appunto con questi diagrammi di Venn abbiamo identificato innanzitutto quella che in particolare Kasmud, no? Questo studioso che viene sempre citato a questo proposito, considera una destra
ultradestra, ecco, diciamo, nella ricerca di un termine italiano fatta dallo stesso Kasmud, anche perché il libro è stato poi tradotto in italiano, il libro del 2019-2020 Far Right, 19 Far Right, è stato tradotto poi per la Lewis University Press in italiano, e si è scelto questo termine, diciamo un po' neologismo, di ultradestra. L'ultradestra, chiamiamola così, che contiene due tipi di destre, però una è l'estrema destra, l'altra invece è la destra radicale. Dove sta la differenza? Beh, l'estrema destra, sempre utilizzando appunto la terminologia di Kasmud, è una destra più tradizionale, il cui estremismo è più tradizionale e si rifà ad esperienze passate, in particolare nel caso italiano, ad esempio, il fascismo, o nel caso francese, la destra di Le Pen padre, che era a sua volta legata, diciamo, a quei movimenti antidecolonizzazione, antigollisti, eccetera. Che cosa caratterizza questa estrema destra? Il fatto di essere comunque antidemocratica, e più in generale di non attribuire un valore all'idea della sovranità popolare. Okay? Segue più il Führerprinzip, quindi insomma il principio del capo, l'idea del capo. Mentre la destra radicale, così come è stata interpretata, ovviamente la distinzione è analitica, poi ci possono essere delle sovrapposizioni, ma la destra radicale, come è stata appunto concepita da Kasmud, è una destra che dà valore alla sovranità popolare. Il punto è come la interpreta. Anche qui spesso abbiamo un ruolo del leader, però il leader si presenta come colui che interpreta la volontà popolare e appunto spesso prende delle forme come appunto il plebiscitarismo, comunque l'interpretazione del valore di questa sovranità. Due sono essenzialmente un po' gli elementi che distinguono una destra radicale da quello che può essere una destra conservatrice, diciamo pienamente democratica, costituzionale, e cioè la scarsa attenzione per la dimensione costituzionale, cioè per i pesi e contrappesi che fanno parte del modello liberale, e in generale per la salvaguardia dei diritti individuali, perché appunto la sovranità del popolo è concepita con un popolo che è un po' un tutt'uno, quindi non tanto degli individui con dei diritti loro propri, quanto un'entità. Questo fa sì che anche se non necessariamente la destra radicale debba essere una destra populista, accade, poi adesso sul concetto di populismo ci torneremo subito, accade che spesso, no, dice Kasmud, non sembra la destra radicale e populista, ma spesso lo è. Sicuramente vediamo che lo è nelle esperienze contemporanee della destra radicale, che appunto sono poi l'oggetto di questo studio. Come vedremo, appunto, tra l'altro, questa destra radicale ha queste caratteristiche, diciamo, di tendenza nativista, più autoritaria, nel senso appunto, diciamo, acostituzionale, come dicevo prima, che non mette l'accento su questi elementi, e nativista perché comunque dà una grande importanza ai nativi, anche se nel linguaggio contemporaneo spesso nascosto appunto da una sorta di politichese populista che cerca di celare questa attenzione privilegiata per i nativi, che però poi emerge, come vedremo, in molti discorsi, anche in molte politiche. Qui noi vediamo è soltanto per darvi un'idea, no, della ricerca. Qui noi abbiamo i vari partiti della destra radicale in Europa, che sono stati analizzati appunto in vari paesi, come appunto la Germania, la Francia, l'Italia, Cipro anche, e la Svezia e altri, e sono collocati in due grafici che
ci permettono di comprendere qualcosa di questi partiti sulla base di due dimensioni, anzi in realtà tre. C'è una dimensione che si incrocia poi con alternativamente con altre due. La prima è la dimensione destra e sinistra, che ritroviamo in entrambi i grafici, e che è misurata sulla base dell'attitudine, diciamo, rispetto al ruolo dello Stato in economia, quindi a temi come la fiscalità, la maggiore o minore progressività della fiscalità, la redistribuzione, l'intervento, appunto, dicevo, dello Stato in economia, quindi la dimensione classica economica, mentre negli altri due grafici, poi dopo li rivedremo solo per il caso di Lega e Fratelli d'Italia, le altre due dimensioni hanno a che fare con un aspetto particolare, che sono da un lato il populismo e dall'altro quello che appunto noi qui chiamiamo welfare chauvinism, e lo andiamo subito a definire. La dimensione del populismo, detta molto brevemente, ha soprattutto a che fare anche nel modo in cui è stata operazionalizzata, cioè nel modo in cui è stata fatta la ricerca, ha a che fare soprattutto con l'idea di una contrapposizione tra l'élite e il popolo, un'élite politica, economica, insomma chi dirige il paese, soprattutto politica ma non soltanto, e il popolo. E inoltre con una concezione piuttosto organica del popolo, no? Come un corpo innocente che subisce in qualche modo le vessazioni invece delle élite che non si occupano del benessere del popolo. I diversi indicatori che sono appunto stati utilizzati qui hanno a che fare con questa dimensione. Dimenticavo una cosa, chiedo scusa, come sono stati collocati questi partiti in questi spazi. Qui in questa prima parte della ricerca, che è quella che vi illustro io, qui abbiamo la posizione appunto dei partiti su questi spazi. Ok, su questi spazi appunto sono stati collocati sulla base delle risposte che su una serie di indicatori sono state date da esperti, da studiosi dei diversi paesi, quindi appunto anche studiosi italiani per quanto riguarda il caso di Lega Fratelli d'Italia, che hanno dato una serie di risposte su degli indicatori di destra, sinistra, populismo, non populismo, welfare chauvinism, non welfare chauvinism. Appunto qui voi vedete, diciamo, una prima osservazione molto generale, che però poi dopo riprendiamo sui due casi, che sulla collocazione destra-sinistra, in realtà questi partiti che vengono definiti da destra radicale si spalmano, no? Abbiamo una prevalenza sulla destra, ma in realtà una buona parte dello spazio viene ricoperta. Ciò che è interessante vedere è che tutti questi partiti sono nei quadranti populista, del populismo, ma ancora più interessante, poi adesso questo tema lo riprendiamo sui due partiti italiani, ancora più interessante vedere che se sono tutti sul quadrante populista, nel caso del welfare chauvinism, sono non solo nel versante populista, ma anche schiacciati molto verso l'alto. Che cos'è il welfare chauvinism? È sostanzialmente l'idea che la distribuzione di benefici legati allo Stato sociale debba andare essenzialmente ai nativi, o come si dice, a coloro che sono qui da tanto tempo. L'espressione coloro che sono qui da tanto tempo è l'espressione che viene spesso utilizzata per celare, come dicevo prima, l'idea etnica della preferenza, no? Quindi non si dice che c'è una preferenza etnica, si dice che c'è una preferenza verso coloro che pagano le tasse da tanto tempo qui all'interno. Proseguo. Allora, vediamo, e appunto il welfare chauvinism da questo punto di vista risulta marcare ancora di più questi partiti della destra radicale, ancor più che l'atteggiamento populista. E poi, come vi dicevo, sono abbastanza spalmati sulla destra, diciamo da sinistra a destra. Qui ci torniamo tra un attimo, vado velocemente.
Innanzitutto qui noi vediamo sulla dimensione populista i due partiti, no? Qui, scusate, aspettate. Fratelli d'Italia, poi vedete le sigle di tutti gli altri, però Fratelli d'Italia e qui la Lega. Allora, sulla dimensione destra-sinistra, noi vediamo che entrambi i partiti sono sì sul versante della destra, ma magari non come ci aspetteremmo così tanto a destra, e addirittura appunto noi notiamo che c'è un posizionamento abbastanza schiacciato, no? Questo è ancora più vero per Fratelli d'Italia e un pochino meno per la Lega. Questo cosa vuol dire? Che ci sono delle posizioni che magari portano più questi partiti verso destra, che hanno a che fare soprattutto con la dimensione fiscale, quindi entrambi i partiti non sono particolarmente propensi a una redistribuzione attraverso il fisco. Pensiamo alla proposta della flat tax che è sempre stata fatta dalla Lega, però al tempo stesso sono molto propense a un ruolo dello Stato nella distribuzione, quindi non tanto nella redistribuzione attraverso il fisco, quanto nella distribuzione di benefici magari verso le fasce più povere, ad esempio, o verso le famiglie, o verso le madri, diciamo la cosiddetta famosa ormai in Italia politica dei bonus, ad esempio. Quindi comunque su, pensiamo alle pensioni, no? Pensiamo appunto al ruolo che ha avuto la Lega nel portare avanti politiche pensionistiche piuttosto generose. Quindi c'è comunque un'idea di assistenza più che di redistribuzione, che però porta entrambi i partiti a spostarsi un po' verso sinistra, e quindi la cosa che è rilevante appunto dal punto di vista anche di chi ha commissionato questo lavoro è questi partiti vanno a toccare dei temi che sono sensibili ovviamente per un elettorato popolare. Ed è qui, no? Quella poi appunto quella formula come la formula vincente, scusa, sto per dire formula magica, però un pochino formula magica, formula vincente, che analizzerà meglio l'amico Marco Valbruzzi dal punto di vista della, diciamo invece, delle posizioni degli elettori, quindi appunto della domanda politica. E altri, diciamo velocemente, altri aspetti che abbiamo riscontrato appunto in questi partiti sulla base di una serie di indicatori, noi e altri colleghi italiani, sono appunto l'aspetto anti-establishment, quindi è forte comunque la contrapposizione noi rappresentanti del popolo, loro le elite. Questo lo vediamo moltissimo nella comunicazione, sicuramente almeno fino al momento in cui sono andati al governo, ma non è scomparsa, non è sicuramente scomparsa nella Lega, ma in realtà anche nella comunicazione di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni questo elemento, anche se molto smorzato, rimane. E altro elemento che si trova interessante, che in qualche modo porta questi partiti verso la dimensione populista, è il cospirazionismo. Cioè, adesso ci vedremo un esempio, questi partiti, diciamo, nel discorso pubblico dei leader di questi partiti, l'idea della cospirazione è abbastanza presente. Lo era in maniera molto più netta e esplicita diversi anni fa, ora in qualche modo, visto anche il fatto che spesso si accusano i partiti populisti di cospirazionismo, è presentato in una maniera un po' diversa, però anche qui quest'idea, diciamo, di elite che cospirano contro il benessere del popolo è sempre molto presente. E veniamo invece all'altra dimensione, il welfare chauvinism. Qui noi vediamo che appunto, come gli altri partiti europei, anche la Lega e Fratelli d'Italia, quindi questo è Fratelli d'Italia, questa è la Lega, sono molto schiacciati verso l'alto, più che non rispetto alla dimensione populista. Quindi questo vuol dire che, se sono indubbiamente caratterizzati anche dal populismo, quello che li caratterizza e probabilmente costituisce anche una loro forza è questa idea che bisogna aiutare le persone in difficoltà, e infatti vediamo che stanno spostati più verso la sinistra, con politiche soprattutto distributive, ma prima gli italiani, come la Le Pen, prima i francesi,
Tra l'altro, guardate che non è che sia poi una novità della destra questa, perché il Partito Comunista Francese negli anni 50-60 ci teneva a privilegiare gli operai francesi rispetto, essendo un paese di antica immigrazione, rispetto a coloro che venivano specialmente appunto dal Maghreb. Questo per dire che non è un tema nuovo e può essere poi interpretato reinterpretato anche in modi diversi. Però appunto noi vediamo che rispetto a questa dimensione c'è questa idea che oggi appunto non viene raccontata esplicitamente, ma lo abbiamo visto sia in molte affermazioni fatte dai leader, in particolare dei due partiti, nei loro programmi, no? Nei loro programmi c'è sempre un riferimento al fatto che sono prima di tutto gli italiani o coloro che stanno qui da tanto tempo, che hanno la cittadinanza, che pagano le tasse da tanto tempo, che devono fruire di certi servizi. E nella propaganda, tra l'altro, quella che noi troviamo soprattutto sui social, noi spesso vediamo come anche questi diritti vengono raccontati come dei diritti conculcati proprio per colpa di questi altri, no? Di questi altri che vogliono, cioè quelli che arrivano da fuori, che vogliono anche loro usufruire dei benefici del welfare state. E questo, tra l'altro, e qui mi fermo, va a comporre in qualche modo quello che è lo schema populista della narrazione populista della destra contemporanea, cioè il noi e il loro. Cioè noi popolo, loro elite malvagia, e poi gli altri, e c'è un nesso tra gli altri e questa elite, perché gli altri sono, anche gli altri provocano un danno a noi popolo, no? Perché arrivano e vogliono quello che sarebbe nostro, ma l'elite ha la colpa di aprire agli altri, quindi c'è un nesso tra questi tre elementi. E termino con questo. Vedete qui degli esempi, Welfare Chauvinism in Action, dove noi vediamo appunto quello che vi dicevo, no? Anche questa contrapposizione, il premier e il lavoro, i migranti, aiutiamo prima le donne, ovviamente le donne cittadine, no? Sempre come se aiutare gli uni e gli altri fosse impossibile, e le due cose sono sempre messe in contraddizione. Fino a che non è arrivata al governo, un po' tutta la propaganda di Meloni è sempre stata caratterizzata da questa contrapposizione, i poveri italiani e gli altri. Pensiamo al periodo del Covid, i poveri italiani che vengono chiusi in casa mentre arrivano questi migranti clandestini che possono girare e infettarci, no? Quindi anche un po' il timore. Reddito di gravidanza, qui il giornale che è contento, appunto, a parte l'espressione un po' così, un po' greve, ma insomma, niente tasse a chi fa figli, il governo investe 1 miliardo per sostenere la natalità e detassazione, c'era una frase, ecco qua, l'idea di paese di Meloni e Ci prende forma, cioè viene premiata la gravidanza, che però ovviamente è una gravidanza italiana. E qui, per concludere su il cospirazionismo, il famoso intervento di Francesco Lollobrigida sulla sostituzione etnica. La sostituzione etnica è un tema, è uno dei temi centrali di questi anni del cospirazionismo contemporaneo, cioè l'idea che le elite globali, politico-economiche, finanziarie, vogliano in qualche modo favorire una sostituzione delle classi più basse, in modo tale da importare lavoratori che vengono sostanzialmente trattati come schiavi. No? Questa è l'idea della sostituzione etnica, alla quale Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno fatto molto spesso riferimento negli anni passati. Quindi questo per quanto riguarda allora l'offerta politica da parte dei partiti, poi c'è una parte della ricerca che invece lascia la parola adesso a Marco Valbruzzi, che riguarda invece gli elettori. Prego. Prima un attimo è arrivato Pier Francesco Maiorino, grazie Pier, e adesso a te Valbruzzi per... Grazie, buonasera, grazie ovviamente per aver organizzato l'occasione di discussione della presentazione, quindi grazie ovviamente allo sponsor della ricerca
Tobias e ovviamente la Eber Foundation, e ovviamente grazie anche a loro per l'ospitalità alla Casa della Cultura, il direttore Ferruccio Capelli che ha subito aderito alla richiesta di presentazione e discussione della ricerca. Mi aggancio subito a quello che diceva Sofia Ventura, ci siamo divisi in maniera tale che Sofia presentasse la parte analitico-teorica, diciamo così, della ricerca, quindi che cosa sono le dimensioni sulle quali noi abbiamo osservato i comportamenti dell'elite, l'offerta politica da un lato, e dall'altra parte, l'altro lato che metto in rilievo invece l'offerta, la domanda, non tanto l'offerta, ma la domanda che deriva dagli elettori. Quello che abbiamo fatto è, da un lato, lo ha detto Sofia, chiedere agli esperti dove si collocano questi due partiti della destra radicale sulle tre dimensioni che abbiamo già ascoltato, cioè sinistra-destra, populismo non populismo e welfare chauvinism o welfare universalism, cioè un welfare che sia universale o egualitario in opposizione a un welfare che invece è diseguale nel momento in cui riconosce semplicemente alcune categorie che sono titolate ad avere benefici di welfare. E ovviamente, dicevo, poi la dimensione del populismo, le stesse dimensioni le abbiamo poi analizzate cercando di osservare il comportamento e le opinioni degli elettori, cioè cercando di vedere se le due posizioni, le due dimensioni si sovrappongono. Da un lato la posizione dell'offerta dei partiti, dall'altra parte la dimensione invece della domanda, che cosa pensiamo noi cittadini e noi cittadini italiani in quanto elettori di quei due partiti della destra radicale in Italia. Quello che vedete, e qui entriamo già nella parte un po' più empirica della ricerca, già prima c'eravamo, ma qui approfondiamo ancora di più la presentazione di questo report di ricerca. In questi due grafici vediamo le due dimensioni che abbiamo conosciuto prima, sinistra-destra, con la dimensione del welfare chauvinism, su cui non mi dilungo, abbiamo già capito che cosa è un atteggiamento chauvinista e un nativista in termini di welfare, che cosa ovviamente è la parte che si oppone a quel tipo di proposta politica o di atteggiamento, di programma politico. Vedete la posizione dei partiti, cioè il logo del partito Fratelli d'Italia, il logo del partito della Lega in entrambi i grafici, a destra e a sinistra, e poi vedete queste macchie sostanzialmente di colore rosso, sono macchie che indicano, vanno per grado di intensità, è come se fosse l'epicentro di un terremoto, per intenderci più forte, dove il colore è più intenso, più forte vuol dire che in quella posizione sono più numerosi il numero di rispondenti, di intervistati che si collocano in quel preciso punto dello spazio politico, e poi man mano si affievolisce, si alleggerisce la posizione, la frequenza degli elettori man mano che il colore rosso si diventa più tenue. Quindi quello che noi vediamo diverse cose da questi due grafici, le dico in ordine, non di importanza. Primo grafico, per il primo elemento di rilievo che emerge da questi due grafici è sostanzialmente che questi due elettorati, Fratelli d'Italia e Lega, tutto questo è stato condotto prima delle elezioni, è importante perché poi una volta che si sono tenute le elezioni, che sono entrati al governo, è cominciata una sorta di competizione elettorale tra i due attori. Durante la fase elettorale la competizione non era ancora all'epoca così forte come noi la vediamo oggi, e non era neanche così forte sul piano della domanda elettorale, cioè sono due elettorati, pur avendo anche una geografia elettorale abbastanza diversa. Quella della Lega, non c'è bisogno che la presenti a Milano, in Lombardia, e quella di Fratelli d'Italia, che invece ha un radicamento un po' più urbano e un po' più collocato in regioni che vanno sostanzialmente dal Lazio in giù, soprattutto nel 2013-2018. 2022 si è già espansa anche in altre regioni, a partire dalle regioni a cominciare anche dalle regioni del nord. Però tutto sommato, al di là delle differenze geografiche, i due elettorati su queste due dimensioni, sinistra-destra e welfare chauvinism, sono sostanzialmente sovrapponibili. Ci sono alcune differenze, lo vedete, a sinistra c'è Fratelli d'Italia, a destra l'elettorato della Lega che si spalma su queste due dimensioni, ma tutto sommato sono fortemente sovrapponibili, il che spiega, lo dico tra parentesi, anche la facilità con cui il giorno del 25 settembre, anzi nei mesi prima del 25 settembre, i tre partiti della
della coalizione di centrodestra, pur avendo vissuto nella legislatura diciottesima esperienze diverse di governo, la Lega prima con il Movimento 5 Stelle in opposizione Forza Italia Fratelli d'Italia, poi l'arrivo per entrambi all'opposizione nel momento in cui si crea il governo giallorosso, e poi un'esperienza invece che vede Lega di nuovo al governo insieme ad altri partiti, compresa Forza Italia, a sostegno dell'esperienza Draghi, con Fratelli d'Italia fuori all'opposizione, fuori dal governo. Al di là di queste diverse posizioni al governo e all'opposizione, nel momento in cui si è capito che sarebbe andato ad elezioni il 25 settembre, questi tre partiti molto facilmente si sono trovati su una piattaforma programmatica comune in maniera molto rapida, grazie ovviamente anche ad un elettorato che su molte dimensioni la pensa ha la stessa posizione, su molti temi condivide le posizioni su molti temi, e questo grafico rende visivamente il punto della sovrapponibilità di questi elettorati. Secondo elemento di interesse che emerge da questa analisi di sovrapposizione tra domande e offerta elettorale è che c'è una certa lieve distanza tra la posizione un po' più estrema dei partiti e la posizione degli elettori, soprattutto in termini di welfare, chauvinism, cioè collocati un po' più in alto, per intenderci, del punto dell'epicentro di questa macchia elettorale. Lo vedete, la macchia elettorale è quasi collocata sulla parte sinistra, cioè sono elettori, per dirla in maniera molto non banale, ma per andare al sodo, per così dire, sono elettori che non disprezzano l'intervento dello Stato, chiedono intervento dello Stato, però chiedono un intervento dello Stato che non sia, come diceva giustamente Sofia Ventura, redistributivo, che punti a redistribuire le risorse, per intenderci, ma un intervento dello Stato, di interventismo statale, che pure invece che punta invece a una forma di distribuzione di risorse senza nessun tipo di riduzione, obiettivo di riduzione delle diseguaglianze. La politica dei bonus a cui si faceva riferimento prima, in alcuni casi alcune politiche simboliche che pure sono importanti, in altri casi il tema, anche questo molto spinoso, dell'attribuzione delle case popolari, che nei contesti locali è un altro elemento che va a toccare aspetti di welfare chauvinism, e quindi un atteggiamento di apertura, di volontà, di voglia di Stato, di reinvenzione di un intervento dello Stato, ma piegato ovviamente sulla base ideologica di un partito di destra radicale di tipo sciovinista o di tipo populista radicale, di impronta e di impianto sciovinista. Tutto questo però è l'elemento interessante che si riaggancia all'idea della formula magica o della formula vincente, è che questi partiti di destra radicale hanno scippato, che hanno rubato uno strumento che storicamente, lo diceva prima anche Sofia Ventura, il Partito Comunista Francese, ma tutti i partiti della sinistra progressista radicale sono nati avendo in mente, avendo come programma l'idea di un interventismo dello Stato. Bisogna correggere il mercato nel momento in cui il mercato produce, per formazione, per natura, delle storture sul piano sociale. Quindi ecco che sono necessarie politiche di interventismo attraverso welfare keynesiane, come venivano definite. Ruba, scippa l'idea, per così dire, lo strumento, non tanto l'idea, perché non c'è proprio una politica di welfare keynesiana, però c'è l'idea che lo Stato debba intervenire, e debba intervenire non in chiave redistributiva, ma chiave appunto distributiva di determinate risorse, a garanzia o a protezione delle fasce popolari che si sentono minacciate dall'arrivo di stranieri o di altri, come giustamente diceva Sofia. Piccola nota sulla ricerca, è una ricerca comparata ovviamente, e quando ci siamo incontrati con gli altri team europei, il problema che ci siamo posti è chi erano gli altri. Ogni paese ovviamente identificava gli altri in maniera diversa, e quindi c'erano i portoghesi che avevano un problema soprattutto con i Rom, gli stranieri erano i Rom, che pur essendo nel caso portoghese cittadini portoghesi erano però considerati altri rispetto alla cittadinanza portoghese, e quindi erano esclusi, si pensava dovessero essere esclusi da politiche di welfare. Erano altri, lo citava Sofia, nel contesto francese, con una storia particolare di coloniale alle spalle, che quindi ha un portato che arriva fino
ai tempi nostri. Nel caso italiano, anche qui l'idea del diverso, dello straniero, è stata molto difficile da buttare giù in termini operativi, operazionali. Ovviamente in parte era l'elemento dei migranti che arrivavano sulle coste italiane, considerati stranieri. Sappiamo ovviamente che tutto questo crea distorsioni, non sono cittadini, fino a che punto devono essere riconosciuti come, potrebbero essere riconosciuti come cittadini in futuro, o gli stranieri veri e propri, cittadini che, come coloro che vivono in Italia ormai da diversi anni, giovani che vivono in Italia che però non hanno ancora acquisito pienamente e totalmente la cittadinanza italiana, e così via. Solo per dire che dentro l'idea di straniero, di altri, ci sono mondi molto diversi che però nel contesto della retorica populistica o nativistica scompaiono le differenze. L'importante è che sia qualcuno che noi definiamo come altro, come straniero, che viene escluso per definizione dall'attribuzione di determinate risorse sociali o di politiche simboliche. La stessa analisi l'abbiamo riprodotta, in questo caso utilizzando l'altra dimensione, quella del populismo. Quindi abbiamo visto come si collocano gli elettori in termini di welfare chauvinism, e quindi sono elettori potenzialmente, perché poi il titolo dell'iniziativa La destra radicale, perché la destra vince, poi c'è il sottotitolo: esiste il vento della destra e il sonno della sinistra, o il sonno della sinistra. C'è l'idea, poi discutiamo se è una sinistra che appunto si è appisolata oppure no, però c'è l'idea che c'è una parte di elettorato che potrebbe riconoscersi in un programma anche potenzialmente di sinistra, che è disponibile a prendere in considerazione alcuni strumenti che erano tradizionalmente, storicamente, strumenti di sinistra, che però sono stati, non voglio dire, non è manipolati, però sono stati convinti sul piano dell'offerta politica, della comunicazione politica, che la ricetta della destra radicale fosse una ricetta migliore, più affine alle proprie preferenze, alle proprie opinioni, da un lato con lo strumento del welfare chauvinism, dall'altro con lo strumento retorico, che è quello appunto del populismo. L'idea che mettendo insieme quegli elementi del triangolo che chiamava Sofia Ventura, interventismo statale, chauvinismo in termini di welfare, e poi l'elemento della retorica populista, c'è qualcuno che dall'alto, nel contesto sociale, sta cercando di sostituire etnicamente il popolo italiano, di far entrare gli stranieri o gli altri nel contesto appunto sociale italiano degli altri paesi europei, nel tentativo di spostare alcune risorse che sarebbero risorse da destinare ai nativi italiani, che invece vengono delegate o relegate ad altri contesti, ad altri settori sociali. Il grafico che vedete è esattamente questo del populismo. Anche in questo caso l'elemento interessante, che qui sono diversi, meriterebbero commenti ancora più lunghi, però anche qui mi limito a due commenti. Primo commento è che tutto sommato questi due elettorati, di Fratelli d'Italia e della Lega, non sono elettorati populisti, come noi li potremmo definire, sono mediamente populisti, non si riconoscono in una retorica pienamente populista. Quello che è interessante è il secondo elemento su cui mi soffermo, è che è soprattutto l'offerta politica, sono soprattutto i leader di quei due partiti ad utilizzare una retorica populista, cioè sono soprattutto le leadership populiste, sono le leadership dei due partiti a utilizzare una retorica populista molto più dei singoli, dei due elettorati. Questo significa che il populismo tutto sommato convince, è uno strumento che permette ai due partiti, in questo caso italiani, di trascinare, di portare verso i loro partiti una parte di elettori che potrebbero essere mobilitabili e esportabili in altri contesti partitici, potrebbero essere coinvolti anche in altri programmi elettorali, ma riescono ad essere attratti dai programmi dei due partiti della destra radicale anche in virtù, anche grazie della loro retorica populista che li convince, completa il triangolo che abbiamo appena detto: sciovinismo, interventismo dello Stato, e tutto questo si completa con l'elemento della retorica populista. Chiudo, vado velocemente su due grafici, quello subito dopo e poi vado sulle tematiche. Quello che vi dicevo, ovviamente, partendo dall'analisi che noi abbiamo visto, cioè due elettorati molto sovrapponibili,
della Lega e di Fratelli d'Italia nello spazio politico, sia che si parli di sinistra-destra, sia che si parli di sciovinismo in termini di welfare, sia che si parli di retorica populista. Sono elettorati talmente sovrapponibili che noi abbiamo visto, l'abbiamo visto in questo caso con l'analisi dei flussi elettorali delle elezioni del 2022, come tutta una parte di elettorato si sia mosso nel passaggio dal 2018 al 2022 in maniera molto fluida, senza nessun tipo di difficoltà, dalla Lega che è passata dalle europee del 2019 alle politiche del 2022, dal 33 al 16, 15, più che dimezzati i voti, e quella parte di elettorato che è fuoriuscito dalla Lega è stato in maniera molto massiccia recuperato da Fratelli d'Italia, i fuoriusciti verso altri partiti sono state percentuali minori, così come l'elettorato di Forza Italia, che pur ha perso voti rispetto alle elezioni del 2018 e rispetto alle elezioni europee del 2019, quell'elettorato si è tutto sommato coagulato all'interno di un elettorato di centrodestra, in parte, portando anche al rafforzamento di Fratelli d'Italia. Ultimi due aspetti che tocco, uno sulle tematiche, Sofia, fra due slide, esattamente questa. Le tematiche che interessano gli elettori, e poi l'ultima su come si autodefiniscono sul piano ideologico questi due partiti, gli elettori di questi due partiti. Il primo aspetto riguarda appunto i temi. Quali sono le tematiche che interessano gli elettori dei due partiti della destra radicale? E lo abbiamo chiesto anche per capire se tra gli elettori dei partiti della destra radicale ci sono differenze rispetto agli elettori degli altri partiti. Hanno preferenze, hanno opinioni, hanno giudizi su tematiche diverse rispetto agli altri gruppi di elettorati. E quello che emerge, ovviamente in questo caso ve la racconto perché il grafico si vede in piccolo, è che ci sono effettivamente due gruppi di elettori di centrodestra o di destra radicale in particolare, e poi gli elettori di sinistra, che hanno preferenze su determinati temi molto distanti e molto diverse tra di loro. La differenza principale è che gli elettori dei partiti della destra radicale hanno preferenze molto forti, sono interessati come priorità tematica a elementi che un tempo si definivano materialisti. Ad esempio, la prima priorità, la domanda era quella tradizionale: qual è la tematica più urgente che dovrebbe essere affrontata secondo voi da un governo che entrerà in carica prossimamente? Qual è l'urgenza prioritaria secondo voi? E c'era ovviamente una serie di tematiche che dovevano essere indicate dagli intervistati, dai rispondenti. La prima priorità, vi ricordo che siamo a ridosso delle elezioni del 2022, in pieno crisi energetica, l'onda ovviamente della pandemia, della crisi pandemica e degli effetti della crisi pandemica sull'economia, e poi ovviamente l'arrivo dell'invasione russa sull'Ucraina, con tutto quello che poi ne è conseguito anche in termini di impatto sulle economie europee. Primo tema saliente, urgente per gli elettori, era il caro energia e l'inflazione, l'aumento dei costi in particolare. Questa tematica, che è la tematica che più urgente, considerata prioritaria da tutti i cittadini, da tutti gli intervistati, diciamo così, italiani al 65,4%, è però una tematica sentita molto più forte, sentita ancora con maggiore urgenza, dagli elettori della destra, dai due partiti della destra radicale, 65% per l'elettorato italiano, al 75% per Fratelli d'Italia, al 65% per la Lega, al 62% per Forza Italia. Cioè, elettorato di centrodestra aveva come priorità un elemento molto materiale, ma non nel senso dispregiativo, cioè l'attenzione al costo della vita, l'inflazione, i prezzi che stavano aumentando, e cercava come risposte a quei temi ovviamente i partiti che più avevano fatto leva su questi argomenti. Molto meno i partiti della sinistra, non tanto il Partito Democratico, ma i partiti ad esempio Sinistra Italiana Verdi al 50%, Azione al 66% e così via. L'altro tema, anche questo molto materiale, materialistico, come si definiva, il tema dell'occupazione, nuovi posti di lavoro. Il tema è la preoccupazione per la possibilità di mantenere il posto di lavoro, è una priorità per il
38% dei cittadini italiani, ma è una priorità ancora più forte, sentita ancora più forte per i partiti della destra radicale, Fratelli d'Italia al 45%, 38% per la Lega, 42% per Fratelli d'Italia, sotto la media, cioè una preoccupazione un po' meno rispetto al dato medio dell'elettorato italiano, per il Partito Democratico al 35%, per Sinistra Italiana Verdi al 20%, per Azione Italia Viva al 32%, per Più Europa al 30% e così via. Quindi c'è una disparità anche in termini di occupazione. Terza priorità, in questo caso soprattutto per la destra radicale, che è un tema classico, in questo caso invece delle destre radicali europee, di tutte le varie ondate con cui sono presentate le forze radicali nel contesto europeo, è il tema della sicurezza, ordine e sicurezza, law and order. Cioè, vogliamo garantire ordine pubblico, sicurezza, in alcuni casi mettendo insieme anche l'elemento migratorio, anche se non sempre si tengono insieme, però ovviamente sul piano della ricetta programmatica di politica che si vuole proporre, i due temi vengono fusi o confusi in uno stesso calderone, per così dire. Se invece guardiamo alla ricetta, alle priorità dell'elettorato della sinistra, ovviamente sempre suddiviso per i partiti votati alle elezioni del 2022, cambia la prospettiva, hanno priorità diverse rispetto ai partiti della destra radicale. Il primo dato è quello della transizione ecologica, il tema ambientale, che è la terza priorità in termini di urgenza per l'elettorato italiano al 33%, che però è un'urgenza sentita molto più forte per i partiti della sinistra, del centro-sinistra, dicevo 33% per i partiti per l'elettorato italiano, al 48% per il PD, al 40% per Sinistra Italiana, al 40% per Più Europa, al 34% per il Movimento 5 Stelle e così via. Cioè il tema ambientale è un tema molto più caro all'elettorato di sinistra rispetto di centro-sinistra rispetto all'elettorato degli altri partiti della destra radicale. Le altre due tematiche importanti per i partiti di centrosinistra sono, da un lato, il tema della riduzione delle diseguaglianze, tema che dovrebbe, giustamente, continua ad essere centrale in partiti che si definiscono di sinistra o centrosinistra, è la quinta priorità in termini di rilevanza. C'è anche l'elemento importante, anche qui importante ulteriormente in questo caso nel contesto della Lombardia, il rafforzamento della sanità pubblica come quarta priorità, e subito dopo arriva il tema della riduzione delle diseguaglianze, che è un tema assolutamente secondario, diciamo così, per l'elettorato dei partiti della destra radicale, il che si sovrappone a quello che abbiamo appunto detto poco fa: vogliono un interventismo dello Stato, vogliono un utilizzo del welfare, ma non un utilizzo del welfare in chiave di redistribuzione mirante ad una lotta delle diseguaglianze, ma il tema appunto della lotta alle diseguaglianze è un tema assolutamente secondario. Complessivamente nell'elettorato italiano al 26%, solo il 15% lo mette come elemento prioritario per Fratelli d'Italia, 16% per la Lega, mentre invece diventa importante il doppio per il Partito Democratico al 32%, per la Sinistra Italiana Verdi al 50%, e così via, per gli altri partiti della sinistra. Ultima priorità, che è una priorità nella agenda dell'elettorato di centrosinistra, molto meno per l'elettorato di centrodestra, è il tema dei diritti civili, che è anche un altro elemento su cui l'atteggiamento nativista va, che la ricetta nativista va a toccare, il tema dei diritti individuali, da cui era partita Sofia nella spiegazione del welfare sciovinismo o dell'atteggiamento sciovinista. Il tema dei diritti, l'agenda dei diritti civili è praticamente assente nell'elettorato di centrodestra, destra radicale o centrodestra in questo caso fa molto poca differenza, mentre invece è un tema molto più attenzionato, sensibile, per l'elettorato di centrosinistra, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Più Europa, siamo al 15 o al 30%, cioè è un tema che diventa una priorità nel centrosinistra. Sono due agende molto diverse, un'agenda che ho appunto definito materialista, occupazione, costo della vita, inflazione, caro energia, sicurezza e ordine, è un tema che un tempo, forse ancora oggi, si definisce post-materialista, valori autoespressivi, agenda dei diritti civili, tematiche ambientali, che invece caratterizza l'elettorato di centrosinistra, su cui l'elettorato di centrosinistra è più attento su questi temi. Ultima nota, e su questo chiudo, grazie Sofia,
E in questo caso abbiamo chiesto, c'è un tema molto dibattuto anche nel dibattito pubblico, abbiamo chiesto direttamente agli elettori italiani e poi agli elettori di diversi partiti ovviamente, di darci una definizione di questi partiti della destra radicale. È un tema che ritorna ovviamente nel dibattito pubblico continuamente, soprattutto sull'etichetta fascismo, post-fascismo, e il Fratelli d'Italia come erede ovviamente del Movimento Sociale Italiano, come erede di Alleanza Nazionale e poi come ultimo passaggio Fratelli d'Italia, quindi c'è l'ombra del fascismo che aleggia sopra Fratelli d'Italia in maniera più o meno condivisibile. Sono partiti di destra radicale oppure no? E quindi qui davvero si è aperto un dibattito sia nel contesto della disciplina, se questi partiti sono partiti di destra radicale o se invece sono ormai partiti conservatori, alla europea, diciamo così, come se fossero una CDU in Germania, come se fossero un partito conservatore in Norvegia o in Svezia, o se invece sono partiti di destra radicale che hanno alcune caratteristiche che sono esattamente le caratteristiche da cui siamo partiti nella nostra ricerca. Se noi chiediamo agli elettori, che è cosa diversa rispetto all'indagine che si può fare in accademia, se noi chiediamo agli elettori come si definiscono sulla base di alcune etichette, destra radicale, partito conservatore, partito post-fascista o neofascista, l'aspetto interessante è che se noi lo chiediamo ad esempio agli elettori di Fratelli d'Italia, cioè diteci come voi elettori di Fratelli d'Italia vi definite, la parte, la stragrande maggioranza, 8 su 10, si definiscono un partito conservatore di destra. È come se fossero appunto il partito, dico un'eresia, il partito gollista francese o il partito popolare spagnolo, partito di destra tradizionale conservatore all'europea, per 8 elettori del Fratelli d'Italia su 10. È interessante anche che nell'elettorato italiano prevale questo tipo di definizione, 55% li considera, li etichetta come partito conservatore di destra. È ulteriormente interessante che la Lega, cioè gli elettori della Lega, dovendo descrivere l'alleato di governo, li definisce come un partito conservatore di destra, quindi non un partito opposto neofascista, ma un partito conservatore di destra. Lo stesso vale per Forza Italia, e questo è ancora più interessante, soprattutto nell'ottica che si è aperta ora, nel momento in cui è venuto a mancare il leader fondatore di Forza Italia. Cioè, gli elettori di Forza Italia vedono il partito di Giorgia Meloni come un partito conservatore di destra, che è la definizione che, diciamo, Forza Italia potrebbe dare tutto sommato a se stessa come partito conservatore di destra, o diciamo il partito che più si avvicina a quel tipo di definizione, ma quella definizione la sovrappone in maniera molto facile anche al partito di Giorgia Meloni. Aspetto nuovamente interessante è come tutto questo si ribalta se noi chiediamo agli elettori di sinistra. È come se ci fosse qui uno spartiacque. Da un lato l'elettorato di centrodestra che vede il partito di Giorgia Meloni come un normale partito conservatore di destra, e su questo poi immagino che Sofia voglia chiudere con una battuta sul come è stata normalizzata anche la trasformazione di questa destra radicale o l'eventuale trasformazione della destra radicale. Dicevo, come gli elettori di centrosinistra definiscono guardando all'altra parte non della barricata, ma diciamo dello schieramento politico. Non li definiscono conservatori di destra, li definiscono direttamente, questo vale per il Partito Democratico e per il Movimento 5 Stelle, cioè per gli elettori del PD e per gli elettori del Movimento 5 Stelle, prevalentemente come partiti post-fascisti o neofascisti. Quindi da un lato un elettorato di destra o di centrodestra per cui Fratelli d'Italia è un partito conservatore, quindi nessun problema per intenderci. Siamo un partito tradizionalmente conservatore e facciamo politiche, proponiamo politiche di stampo conservatore così come negli altri paesi europei i loro partiti conservatori. Se però chiediamo agli elettori di sinistra cambia totalmente, quindi è un partito non conservatore ma di tipo fascista o post-fascista, e ovviamente la definizione di partito fascista o post-fascista modifica anche il tipo di strategia di opposizione del centro-sinistra nei confronti del centrodestra. Se fosse un partito conservatore, se lo vedesse come un partito conservatore, dovrebbe adottare un certo tipo di strategia. Nel momento in cui vede dall'altra parte della barricata un partito fascista, o gli elettori vedono dall'altra parte un partito post-fascista o fascista, ovviamente cambia anche il tipo di strategia di opposizione nei confronti del partito di Giorgia Meloni. Faccio notare semplicemente che queste
definizione dei partiti di sinistra, degli elettori dei partiti di sinistra come elettori, come partiti di post-fascisti o neofascisti, è molto diffuso ovviamente nell'elettorato di centrosinistra. Per chi ha letto le ultime dichiarazioni, mi è rimasta impressa la definizione di la discussione che ne ha fatto Michela Murgia, della definizione del governo, in particolar modo del partito guida del governo Fratelli d'Italia. Dall'altra parte c'è un partito fascista e voglio rimanere in vita, ha detto Michela Murgia, che sappiamo vive un momento particolare della sua esistenza, così a lungo da non vedere più un partito fascista a guida del governo. Questo è il tipico atteggiamento che emerge da questi dati. Vedo dall'altra parte un partito fascista e mi adatto di conseguenza rispetto alla visione che ho dell'altro partito. Mi fermo qui, perché poi ovviamente su questo una nota vuole aggiungere la Sofia sulla diabolizzazione, dediabolizzazione. Sì, no, veramente abbiamo già preso tanto tempo, quindi proprio soltanto una brevissima osservazione. Innanzitutto sui dati relativamente in particolare a Fratelli d'Italia, che è vero ovviamente che la percezione dei partiti di centro-centrosinistra è diversa rispetto alla percezione degli elettori di Fratelli d'Italia, che in qualche modo corrispondono al messaggio che ad esempio Meloni vuole mandare loro. Noi siamo un partito conservatore e loro si sentono elettori conservatori. Però guardate che comunque non è indifferente la percentuale, per esempio, scusate, degli elettori di Azione, che considera tutto sommato un partito conservatore di destra il partito di Meloni, ma neanche del Partito Democratico, cioè più di un terzo, il 36,8%. Quindi comunque questa percezione di tutto sommato sì un partito di destra ma conservatore, quindi normale tra virgolette, è diciamo in parte diffusa anche al di fuori di coloro che votano per questi partiti. E sarebbe interessante vedere anche adesso che la Meloni è al governo, no? Qual è questa percezione. Quello che si può osservare è che effettivamente Meloni è stata molto abile in quella che noi chiamiamo dediabolizzazione, prendendola dal dediabolisation francese, cioè da quella strategia comunicativa che mise in campo Marine Le Pen per farsi accettare addirittura no, quasi come un'espressione addirittura del gollismo, no? Spesso Marine Le Pen oggi cita De Gaulle ad esempio, e Meloni con varie strategie, l'uso della politica pop o una moderazione nei toni e nei contenuti, in questi anni ha molto lavorato su questo ed è stata, ultima battuta, aiutata moltissimo dai media, non importa se o più orientati a destra o più orientati a sinistra, ma in quanto Giorgia Meloni è comunque risultato un personaggio vincente dal punto di vista mediatico, e in questo lei ha approfittato di questo, e i media dovrebbero fare una riflessione, ma però magari questo potrebbe essere un altro tema per anche la Casa della Cultura. Quindi direi che possiamo concludere qua con la presentazione. Grazie Sofia Ventura, grazie a Valbruzzi. Abbiamo previsto discussione politica, abbiamo qui Pier, te la senti intervenire subito Pier? Perfetto, cominciamo con Pier. Buonasera, grazie davvero per questo invito, mi scuso anche per il ritardo, credo che sia molto stimolante, anche se complicata, questa discussione con alcuni tratti di amarezza, diciamo, che porta inevitabilmente con sé. E parto dalle ultime cose che sentivo, in ragione del fatto che io sono convinto di una cosa, non sono certo il primo a dirla, e cioè che Giorgia Meloni in realtà sta facendo proprio un'azione particolarmente persuasiva nella costruzione di un progetto politico che cerca di collocarsi in un ambito ben più ampio rispetto a quello da cui è partita. Poi questo non significa certo che ha smesso di avere a che fare con un passato di un certo tipo o che ha abbassato il tono su alcuni temi essenziali, però io credo che dobbiamo dirci che siamo di fronte a un'azione politica e culturale piuttosto complessa, per cui ad esempio
non credo che ci sarà mai quell'interrogarsi da parte dei media su quello che sta accadendo, perché sono proprio un pezzo di questa narrazione, sono proprio dentro a questa dimensione di complicità sostanziale nel raccontare il fatto che c'è un nuovo soggetto politico protagonista nell'ambito del centrodestra italiano. E ciò, tra l'altro, lo si vede anche guardando questa vicenda dallo punto d'osservazione delle istituzioni europee, perché comunque la funzione che ha svolto in questi mesi Fratelli d'Italia nell'ambito dei soggetti politici europei è stata quella di tentare di saldare, vedremo se ci riusciranno o meno, la famiglia politica di riferimento a livello europeo, di riferimento, diciamo, di cui tra l'altro Giorgia Meloni è a livello europeo leader, penso evidentemente all'esperienza del SIAR, con una dimensione, diciamo, popolare nel tentativo di costruire un centrodestra, chiamiamolo così, un centrodestra-destra, forse dovremmo dirlo più precisamente, che si proponga come quello che diventa il nuovo, diciamo, il nuovo aggregatore di forze capace di esprimere una maggioranza a partire dalle elezioni europee del 2024. E in questo, tra l'altro, costruendo una competizione, mettendo anche un po' in difficoltà, o comunque costruendo una competizione rinnovata con la Lega. Lo dico perché non credo che dobbiamo sottovalutare quanto sta avvenendo e accadendo. Ma la cosa che mi interessava di più, di cui riflettere di più, dell'analisi dell'inchiesta realizzata da Valpruzzi e Ventura è il tema, diciamo, di come si è alimentata la forza delle esperienze sovraniste, nazionaliste della destra italiana in questi anni. Tra l'altro, tema che abbiamo affrontato anche con Ferruccio Capelli dialogando sul rispetto al testo, al libro che lui ha scritto. Io credo che la destra è riuscita a fare un'operazione anni fa molto precisa, cioè è riuscita essenzialmente a dare rappresentanza politica al bisogno di sicurezza e protezione e rassicurazione di una parte della popolazione italiana, nostrana, e l'ha fatto poi in realtà non solo in Italia, perché in fondo, se guardiamo all'origine del successo della Brexit, c'era in parte anche questo, c'è stato in parte anche questo nell'affermazione di Trump, e tutta la vicenda, Vox, Le Pen, eccetera, siamo di fronte a espressioni in Austria, siamo di fronte a espressioni che in modi differenti, anche a seconda evidentemente di una collocazione diversa nello scenario internazionale, di fattori geopolitici diversi, di tradizioni nazionali diversi, però hanno espresso la stessa capacità della destra o nazionalista e populista di dire una cosa alle persone. Siamo di fronte a una fase nella quale cresce la burrasca e noi vi offriamo una zattera. Poi è una zattera incapiente, volutamente ed espressamente ospitale per alcuni e assolutamente inospitale per altri, che vengono quasi materialmente buttati a mare. È una zattera che noi possiamo anche dire essere priva probabilmente di una bussola, però è stato un messaggio molto preciso di rassicurazione, tutela e sostegno. E purtroppo questo è cresciuto ha trovato, diciamo, un ecosistema molto gradevole anche in relazione al fatto che dall'altra spesso le forze democratiche o progressiste sono apparse come quelle che negavano la burrasca, non che proponevano un progetto alternativo di rassicurazione, promozione, tutela o riscatto, ma che quasi arrivavano a negare la burrasca perché diventavano le forze che avevano in qualche modo concorso a determinare una grande sottovalutazione degli effetti delle enormi transizioni a cui, diciamo, con cui dobbiamo fare i conti in una fase di questo tipo, o della
dimensione della crisi permanente che ci troviamo di fronte dal punto di vista economico e sociale, ma non solo, pensiamo alle questioni climatiche, ma pensiamo anche alla transizione digitale, alla trasformazione con cui ciascuno si è trovato ad avere a che fare, e quindi tutto ciò che ha determinato, come è stato autorevolmente scritto, spaesamento, insicurezza, incertezza, e che ha visto quindi germogliare la paura. Credo che in maniera molto efficace, prima si scrivesse nella ricerca, lo si è espresso molto chiaramente, che poi la destra è riuscita, questa destra, a creare il proprio capitale proprio da il tenere insieme un messaggio protettivo verso alcuni, diciamo così, buona parte dei cosiddetti penultimi, per utilizzare una schematizzazione che a me non piace molto, perché quando si parla degli ultimi spesso lo si fa perché si augura che rimangano sempre tali, ma comunque diciamo una buona parte dei penultimi, e la totale ed esplicita assenza di politiche redistributive. La cifra, io credo, della destra italiana è proprio la capacità di tenere assieme queste due, diciamo, questi due corni. Del resto, sei stata negli stessi anni quella che dice prima gli italiani e anche quella che definisce la lotta all'evasione pizzo di Stato. Cioè sei, no? Questa ha creato un proprio blocco, e la storia dei soggetti politici italiani è illuminante, ma Forza Italia non va tenuta fuori da questa riflessione, è stata parte integrante di questa operazione politica, e anzi possiamo dire che Silvio Berlusconi è stato il primo dei federatori di questo blocco, ed è infatti, io credo, in Italia innanzitutto lui il produttore di una stagione populista, al di là del ruolo che ha assegnato a Forza Italia, ma è la destra italiana, è stata questo. Ora, come mettiamo, se siamo d'accordo, messo in un concesso che siamo d'accordo con questa premessa, come mettiamo in discussione e in crisi questo tipo di schema, è la domanda evidentemente successiva, io credo radicalizzando sulla questione sociale, cioè riuscendo a far sì che il tema della protezione, della rassicurazione, il bisogno di protezione e rassicurazione non venga scioccamente negato, ma venga affrontato con ricette alternative che scommettano nuovamente su riscatto, promozione della persona, redistribuzione, e che lo facciano anche in maniera tangibile. Ed è il motivo per cui io ritengo assolutamente ovvio il fatto che, ad esempio, la questione della lotta alle diseguaglianze non venga particolarmente percepita in sé come determinante nella definizione di un proprio, diciamo, pantheon di priorità di riferimento, in ragione del fatto che spesso non si capisce quale sia il risultato della lotta alle diseguaglianze stesse. Ed è il motivo per cui io credo che la destra vada sfidata sul piano della dimensione materiale, la questione salariale, il tema del valore del protagonismo rinnovato del pubblico, la questione della sanità, lo dico a poche ore da quella che probabilmente sarà la più grande manifestazione sulla sanità pubblica in programma in questo paese da tanti anni, cioè quella che si svolge domattina a Roma, il tema della lotta alle povertà come questione che deve fare riferimento in quest'ottica a tutto il campo democratico e progressista. Cioè, io credo che questi siano aspetti in relazione a cui portare di più il diritto alla casa e così via, una sfida al cuore della destra nazionalista che governa oggi l'Italia. Anche perché quando governi ti assumi e ti devi assumere maggiormente la responsabilità nella coerenza tra mezzi e fini. E questo si sta vedendo in queste ore, che non produce sempre comportamenti esattamente coerenti tra ciò che hai predicato e ciò che poi metti in pratica. Io credo che il conflitto sul MES, al di là di quello che ciascuno di noi può pensare dell'utilizzo di quello strumento, sia proprio il racconto di ciò. Del resto la destra costruisce la sua coesione
avendo bisogno di un nemico in relazione a cui fortificare, cementare questa alleanza di pulsioni ed emozioni a cui facevo riferimento prima e così, che sono state così ben illustrate. Il nemico è stato l'immigrazione e il migrante è, diciamo, il più facile veicolo della narrazione a cui si fa riferimento. Il veicolo è spesso anche la problematica generica della, diciamo, della fragilità, ciò che porta insicurezza, ad esempio in direzione, non so, ad esempio la questione della salute mentale. Oggi al Parlamento italiano sono, non casualmente credo, depositati disegni di legge per il superamento della riforma Basaglia in senso regressivo in questo paese, per la riapertura dei manicomi, per dirla in maniera più semplificata. Non è certo un caso, perché tutto fa parte di questa operazione, ma in fondo anche l'Europa è stata utilizzata, e dunque il MES come strumento di ricatto dell'Europa è stato utilizzato in questa chiave, ed oggi è utilizzata in questa chiave la politica, io credo più innovativa che spesso l'Europa, che è quella riguardante la transizione ecologica, con la destra che a Bruxelles pone il tema, l'accento sull'urgenza determinata non dalla crisi climatica, ma dalle risposte europee agli effetti della crisi climatica. Poche settimane fa il presidente della nostra regione, Fontana, ha guidato una delegazione che tra l'altro in quel caso anche saldava insieme organizzazione degli interessi presenti nella nostra regione e un po', diciamo, di attivisti di vario genere, nel dire all'Europa non puoi bloccare la pianura padana, e questo è il virgolettato delle dichiarazioni del presidente Fontana, contestando le misure riguardanti il clima, e cioè la qualità dell'aria, il consumo di suolo e il mondo agricolo, ipotizzate a livello europeo, che sono il cuore delle politiche, diciamo, inserite nella cosiddetta cornice del Green Deal. Ed oggi quindi quella diventa il nuovo elemento da cavalcare per consolidare il capitale che cresce in relazione al grande tema della paura, che poi io credo è la vera benzina che utilizza la destra. Allora il punto proprio è come sfidi questo tipo di, facendo le cose giuste, io credo. Faccio questo esempio e chiudo. Questione della casa, prima è stata accennata, credo è proprio emblematica, io credo, dal punto di vista della, senza volerla fare troppo facile, però è proprio il paradigma di ciò che gli è stato fatto in questi anni e di ciò che si deve fare. Se tu hai in una, diciamo, a concorrere per l'accesso ad una casa popolare, una famiglia d'origine italiana e una famiglia d'origine straniera, avrai, ai sensi delle regole che sono presenti in questa regione o anche in Emilia-Romagna o nel Lazio, in tantissimi casi la famiglia d'origine straniera prevalere sulla famiglia d'origine italiana, magari semplicemente perché sono più figli piccoli nella famiglia d'origine straniera. La famiglia d'origine italiana a quel punto spesso diventa il veicolo della narrazione sul fatto che gli stranieri tolgono la casa agli italiani. A quella famiglia d'origine italiana non ti puoi rivolgere dicendo devi capire la bellezza del pluralismo culturale ed etnico della società contemporanea. Devi proporre un'altra casa, cioè devi fare una casa per la famiglia d'origine italiana e una casa per la famiglia d'origine straniera. È ovvio che io la sto facendo semplice, anche se nel nostro territorio regionale, ricordo, ci faccio anche un po' il consiglio regionale, ci sono in questo momento 19.000 case di proprietà regionale vuote, ma devi, io credo, sfidare proprio questa saldatura tra i razzisti e gli impauriti, mettiamola così, che è stato ciò su cui ha giocato in maniera molto significativa nell'ambito del rapporto con ceti popolari particolarmente esposti sul piano della dimensione dell'insicurezza sociale, la destra, sia la Lega che Fratelli d'Italia, in forme, tempi e modi evidentemente diversi. Questo credo che può essere un ulteriore elemento di riflessione che vi propongo oggi, ringraziandovi davvero, ringraziando la Fondazione per il lavoro di inchiesta e ricerca che non è certamente banale. Grazie Pier, molto bene, la riflessione sta
capito che anima discussione in modo serio. Vediamo se ci sono interventi da parte vostra presenti. Da remoto chiedo a nostro, c'è qualche intervento da remoto anche? Scusate, è sempre complicato gestire cose oggi. Buongiorno, siamo in attesa. Ah no, c'è niente, non sono domande particolari. Invece vediamo un attimo qui tra i presenti, prego. Ritengo che oggi come oggi etichettare politicamente sia molto importante, perché è immediato. E mi rifaccio a quando quelli di destra definiscono le sinistre o la sinistra, un partito come il PD e gli altri. Comunque quelli sono le sinistre e loro si autodefiniscono centrodestra. Allora, se mettiamo nell'ambito del populismo la destra, li chiameremo destra e basta, e al limite populisti, rifacendo alla definizione che del populismo diede Gaetano Filangieri nella Scienza della legislazione, dicendo che chi usa il popolo è un populista, chi governa un popolo educato a essere governato, quello è veramente governare. Punto. Allora, usiamo etichette semplici. Definiamo populista questa destra e definiamo centrosinistra un partito come il Partito Democratico, e semmai questo sarà un problema del Movimento 5 Stelle, che diluisce la sua etichetta tra un certo populismo, un certo dare sovvenzioni, dare redditi, talvolta sicuramente che ci vogliono, ma tante altre volte così a pioggia. Punto. Grazie. Beh, grazie. Ci sono altre considerazioni? Prego, prego. Grazie, e grazie al panel e complimenti per la ricerca, perché è davvero preziosa. No, ho un paio di considerazioni, ma prima di tutto parto un po' dall'ambito europeo. Pier Francesco lo ricordava, tra l'altro oggi sono esattamente 7° anniversario della Brexit, 23 giugno 2016, e come dire, è un po' come se tanti degli elementi che c'erano a quel tempo, di cui si discuteva, la paura, il clivage tra elite e popolo, ci sia stata poi una parentesi, quella appunto dell'emergenza della pandemia, che abbia momentaneamente riabilitato anche un po', insomma, la competenza, il fatto di dire, insomma, affidiamoci a qualcuno di appunto affidabile. Ora che finisce un po' anche questo momento di emergenza, sembra poi che piano piano un po' tutti quegli elementi, se non tutti, la gran parte, si stiano ripresentando. Dico questo perché sicuramente una cosa che è iniziata con la Brexit da un lato, ma soprattutto con la pandemia dall'altro, per varie vicissitudini, però una delle grandi e forse silenziose rivoluzioni passate un po' sotto l'uscio è che in Italia, mentre se guardiamo per esempio le elezioni europee del 2019, possiamo argomentare che ci fosse quasi il 60% dei consensi dati a partiti con piattaforme esplicitamente euroscettiche. Oggi questa cosa, cioè Italexit, l'unico partito che aveva anche nel nome l'uscita, è rimasto fuori dal Parlamento. Questo lo dico perché ho trovato molto pertinente la
differenziazione che si fa, no, un po' tra destra populista e destra conservatrice o radicale, cioè che è un po' quello che a livello europeo secondo me si vede tra i CR e i D. E io quello che trovo preoccupante e anche sul quale bisognerebbe molto interrogarsi è che mentre l'atteggiamento di una destra che poteva essere esplicitamente euroscettica, populista, come è ID, ID non partecipa al gioco europeo, è una minoranza dappertutto e loro se ne stanno fuori. Il pericolo che io vedo invece, se lo vediamo ad esempio dall'atteggiamento di Giorgia Meloni, che poi è l'atteggiamento dei conservatori che sono al governo oggi in Italia, lo sono anche in Polonia, è quello proprio di giocare il gioco europeo. Mentre era molto più difficile prima tacciare, non lo so, la Lega del 2019, Salvini andava in Europa, sbatteva i pugni sul tavolo e non giocava neanche al gioco europeo. Oggi invece vediamo che la Meloni è centrale nello scacchiere europeo. Quindi la mia considerazione, volevo sapere un po' cosa ne pensasse il panel di questo, davanti a questa mutazione che appunto ho utilizzato la vostra etichetta da differenza tra conservatori e invece diciamo populisti esplicitamente euroscettici, che cosa ci possiamo aspettare per le prossime elezioni europee in questo senso, visto questo cambio di gioco, anche perché diciamocelo, insomma, su determinati temi a partire dall'immigrazione e dal Green Deal, quindi ambiente, che secondo me sono i due grandi motori propulsivi delle destre in Europa in questo momento, cioè al Partito Popolare fa molto comodo che ci siano i conservatori e poi anche diciamo i nazionalisti, ma perché di fatto i mal di pancia del PPE sul Green Deal ci sono, i mal di pancia del PPE sull'immigrazione ci sono. Quindi insomma io vedo un po' questa cosa. Grazie. Ci sono altre osservazioni? Io sarò molto schietto. Soprattutto voglio manifestare la mia sensazione alla luce di tutto quello che è stato analizzato, eccetera. Cioè ho l'impressione che qui si stia allentando il confine fra sinistra e destra, cioè la destra ha invaso il campo delle materie da discutere della sinistra. E allora io sento il bisogno, proprio in virtù di derivazione secolare, no? Del fatto che si riprenda in mano l'iniziativa della sinistra, cavalcando fortemente il concetto del governo ombra della sinistra, perché altrimenti se ci limitiamo semplicemente a contravvenire di volta in volta quello che la destra ci propone, ho l'impressione che non riusciremo a ledere il campo che ci ha circondato. Grazie, scusate. Bene, ci sono altre considerazioni? Io direi, mi avvierei alla conclusione, perché dare risposte, davvero sono sollevate tante questioni, molte, molto interessanti. Andiamo, come procediamo? Sofia. Io che non ho preso appunti, quindi finché mi ricordo le domande. Ho domande e considerazioni. Sì, sì, le questioni che sono state colte. Allora, sulla questione delle definizioni, no? Siamo partiti dalle definizioni, sono d'accordo, è molto importante chiamare le cose con il loro nome e quindi anche per questo io, a differenza di altri colleghi per esempio, credo molto, cioè, mi convince molto la scelta di Kasmud di parlare di una destra radicale che giustamente va distinta da una destra estrema, diciamo così, post-fascista, e se posso dirlo forse anche la sinistra dovrebbe iniziare a capirlo questo, perché mentre il discorso del post-fascismo ha perso molta della sua forza e secondo me perde un po' di vista la natura della destra radicale oggi in Italia. Il concetto di destra radicale, che fa somigliare di più il partito di Meloni a quello di Orban che non all'MSI o ai vecchi fascisti, è anche molto più comprensibile e coglie di più la realtà. E questo sono quindi molto, lo dico un po' anche in polemica
con diciamo un certo discorso che si fa a sinistra. Guardate, non è tanto la questione del post-fascismo, la questione della destra radicale, assomigliano più a Orban che non a Mussolini, per intenderci. E questo, secondo me, diciamo, condiziona molto anche poi l'efficacia dell'azione politica. E sulla questione poi appunto della è vero, la destra ha questa capacità di autoimporre la propria autodefinizione, mentre la sinistra meno, qui però anche un po' colpa della sinistra che gioca col Movimento 5 Stelle, il quale oggi, con il nuovo leader Conte, sta mostrando come si possa flirtare anche con un governo di destra radicale, perché non solo Conte ha governato con la Lega, ma oggi sta tenendo degli atteggiamenti molto molto ambigui. Da un lato, no, leggevo oggi questo pezzo sulla limonata a Campobasso sull'Huffington Post di De Angelis con Elly Schlein, no, la segretaria del Partito Democratico, però al tempo stesso poi sui voti hanno delle astensioni particolari. Quindi anche lì bisognerebbe iniziare a definire che cos'è questa realtà, che oggi si autodefinisce in qualche modo progressista, però forse anche gli altri dovrebbero dirgli se lo sei o non lo sei. Poi appunto sulla questione, passo alla questione dei conservatori, in realtà anche qui lei li definiva conservatori, effettivamente è il nome del gruppo europeo, però io continuo a non chiamarli conservatori, non mi interessa che loro si autochiamino conservatori, perché poi potremo aprire il tema su che cos'è il conservatorismo. Io ne ho discusso molto, per esempio, con il mio collega Salvatore Vassallo, che è più disponibile a definire questi partiti conservatori. E io gli ho detto, vabbè, almeno prendiamo in prestito un altro termine, che è quello di reazionari, cioè dentro al conservatorismo c'è anche il reazionarismo, che è qualcosa di diverso, insomma. Angela Merkel, la CDU, i gollisti, i conservatori inglesi, quelli sono conservatori. E che cos'è che li distingue? È l'anima costituzionale, liberale, cioè la consapevolezza di come funziona una democrazia. Sono altra cosa rispetto alla destra radicale. E quindi questo, secondo me, va tenuto molto bene insieme, molto bene presente. Sulla questione europea è chiaro, è un po' quello che si diceva anche prima, c'è questo tentativo di congiunzione dei conservatori del destra radicale che si autodefinisce conservatrice con i popolari. E questa è la grande scommessa che stanno facendo. Io credo che sarebbe veramente molto problematico per l'Europa se riuscisse questa operazione, però allora è chiaro che la sinistra, specialmente, non chiamiamola la sinistra, i partiti socialisti, e spero che un giorno anche la sinistra italiana prenda finalmente questo nome, riconoscendo, dando a Cesare quel che è di Cesare, ai socialisti quel che è dei socialisti, credo che appunto anche i socialisti debbano iniziare a capire allora tutte quelle cose che fanno sì che una parte degli ultimi, ma dei penultimi, anche dei terzultimi, i terzultimi sono anche quella classe media che dice: se io lavoro voglio poter permettermi le vacanze, quindi la redistribuzione è importante, ma stiamo attenti che non sia una redistribuzione che uccide la classe media, che è quella classe media che è molto attirata oggi dalla destra radicale. Quindi lì la sinistra deve iniziare a fare un discorso che possa riprendere insieme ai popolari per continuare, quindi anche rispetto alla globalizzazione, la grande questione, per continuare in qualche modo a tenere sotto controllo questa spinta, questo vento, tornando al titolo che abbiamo dato. Finirei qui, poi lascerei invece allora a te. Prego, grazie. Anch'io vado più o meno nel tre punti nell'ordine, forse inverso. Sull'etichetta della destra, a me non convincono tutte le etichette che ho visto utilizzare anche da colleghi che citava Sofia, soprattutto l'etichetta nazional conservatore, che sembra nazional popolare, una volta si diceva, dove l'elemento c'è si perde, quello diceva per Francesco Maiorino, è una destra nazionalista, mentre invece nel momento in cui noi diciamo che è una destra nazional conservatrice, passa l'idea che è una destra conservatrice di impronta, di stampo nazionale, cioè che è in grado di parlare a tutta la nazione. E secondo me questo è grave, cioè perché c'è qualcosa di più. E secondo me l'elemento chiave è esattamente non destra nazional conservatrice, ma destra al limite neonazionalista, perché questo è il fuoco di questa definizione. Forse ancora meglio, però questa è una mia
preferenza come personale, destra sovranista, che è qualcosa di nuovo, anche qui Maiorino diceva è un progetto culturale, quello di Fratelli d'Italia, molto interessante, molto meno banale rispetto a quello che noi possiamo immaginarci, e l'idea che sia una destra di tipo sovranista dà l'idea che ci sia una riflessione abbastanza profonda su come rimpostare questo tipo di destra, neonazionalista con un'impronta sovranista che la proietta anche ad un gioco europeo, sovranazionale, con un'impronta però che è appunto quella del sovranismo, del recupero di sovranità sul piano nazionale, che mi pare molto meglio rispetto alle definizioni un po' annacquate di conservatori, anche di populismo, non, anche perché il populismo, come sappiamo, lo troviamo un po' in qua e un po' in là, quindi è difficile parlare solo di destra populista, e in parte anche perché non regalerei del tutto il popolo alla destra, vorrei che anche la sinistra si riallacciasse un po' all'elemento popolare. E qui vengo al commento di Pierfrancesco Maiorino, che mi ha stupito, non so se anche Sofia è d'accordo, perché di tanto in tanto, grazie alla Ebert, noi interlochiamo con esponenti del centrosinistra, ed è la prima volta che ci dicono così in maniera chiara che la sinistra dovrebbe recuperare l'attenzione sui diritti, le tematiche sociali, sulle tematiche materiali. Solitamente ci viene proposta una soluzione di compromesso, dobbiamo tenere insieme tutto, tenere insieme i diritti civili e i diritti sociali, se non ce la facciamo comunque troviamo un modo per tenere insieme. Questo è un problema, cosa che faccio notare spesso, perché sul piano comunicativo crea subito una divisione su cui invece i partiti di destra radicale riescono a cavalcare. Prendono i temi culturali, legati ad esempio alle tematiche civili, li fanno diventare salienti nel confronto pubblico, nella comunicazione pubblica, e poi sono in grado di convincere elettori che potenzialmente potrebbero essere convinti da un elettorato di centrosinistra a spostarsi sulle tematiche culturali, mettendo al centro del tavolo la discussione appunto su diritti civili sì oppure no, o tutte le tematiche culturali, adozione per le coppie omosessuali e così via. Credo che se la sinistra si fa portare nella discussione su questo terreno, è un terreno su cui la destra parte avvantaggiata. In termini proprio strategici, lo sto dicendo, parte avvantaggiata perché ha una risposta molto più chiara rispetto alla sinistra e soprattutto rispetto all'elettorato, alla chiarezza che chiede l'elettorato di centrosinistra. Quello che dovrebbe fare un partito di centrosinistra, un partito socialista, socialdemocratico, come li vogliamo definire, è ribaltare l'agenda, che non vuol dire che non sono interessati alle tematiche culturali, ma significa che mettono innanzitutto al centro della discussione le tematiche sociali, quelle che citava Pierfrancesco Maiorino prima, il tema della casa, sanità pubblica, salario minimo, temi che abbiamo definito materialisti, li mette al centro della discussione, porta la discussione su quei temi, e siccome è riuscita a creare consenso attorno a quei temi, riesce poi anche a veicolare tematiche culturali, il tema dei diritti civili. Il modo in cui invece fino ad oggi il centrosinistra ha impostato questa discussione è cronologicamente sbagliato. Prima i diritti civili e poi i diritti sociali, credo che dovrebbero invertire l'ordine logico o cronologico. Rimettiamo al centro il tema dei diritti sociali perché saremo in grado di acquisire consenso su quel fronte, e una volta acquisito il consenso riusciremo anche a portare avanti le battaglie sul tema dei diritti civili. Invertendo l'ordine, credo che la situazione resti a vantaggio dei partiti di centrodestra, con tutto quello che conosciamo, che abbiamo visto e che noi ci divertiamo a descrivere. Ultimo tema, il tema dell'Europa, su come i partiti di destra radicale si stanno riorganizzando. Anche qui vedo i partiti della destra radicale che fanno movimento, lo dico in termini positivi, hanno capito che la partita è europea, e questo è un passo avanti, come dicevi anche tu Michele, stanno portando la tematica europea non più in termini di opposizione all'idea dell'Unione Europea, ma stanno portando all'opposizione nei confronti delle politiche dell'Unione Europea, e questo mi sembra un grande passo avanti rispetto all'idea di una Brexit o di una Italexit. Non chiedono più l'uscita dall'Unione Europea, chiedono che le politiche dell'Unione Europea siano diverse, legittimo, fa parte del confronto, del conflitto politico. Vedo però una capacità di costruire un progetto culturale, anche in questo chiave, in questo senso in chiave europea, mentre invece vedo il centrosinistra che gioca di rimessa, cioè loro si stanno riorganizzando,
facendo quello che sostanzialmente fanno dappertutto nei paesi europei, centrodestra, centrosinistra. Non c'è nessuno scandalo per i partiti di destra radicale costruire coalizioni con i partiti conservatori veri in Scandinavia, nei paesi scandinavi, o probabilmente in Spagna, quello che succederà dopo le elezioni. Cioè, la coalizione di centrodestra si organizza e propone il suo pacchetto, progetto, programma di governo. E quello che vuole fare la Meloni in termini europei è portare tutto questo anche sul piano europeo. Io mi aspetterei una reazione, perlomeno, se non un'azione propositiva, a cercare di capire come il centrosinistra sia esportabile anche sul piano sovranazionale. E a quel punto si crea una dimensione di conflittualità politica nel senso buono, nel senso eventualmente anche di una sinistra e una destra nel contesto europeo, in grado di rendere politiche finalmente anche la dimensione sovranazionale, le elezioni europee, avendo una visione molto chiara di che cosa propone il centrosinistra europeo, che cosa propone il centrodestra europeo, e poi ce la giochiamo con le elezioni del giugno del 2024. Però anche qui vedo un gioco di rimesso, un contropiede del centrosinistra e non un'azione propositiva. Ultima nota sul governo ombra della sinistra. Sarebbe una buona idea, magari la suggeriamo alla leader del Partito Democratico, che però dovrebbe fare un governo ombra soltanto del Partito Democratico. Questo sarebbe un problema. È difficile costruire un governo ombra del centrosinistra, perché è difficile avere un'alternativa di centrosinistra, però anche in chiave comunicativa che serve. L'idea che esiste già un nucleo alternativo di governo con chi ci sta, magari qualcuno comincia a entrare nell'ottica che bisogna costruire una coalizione alternativa per provare a sconfiggere, a battere il centrodestra, magari l'idea di un governo ombra che mette insieme alcuni pezzi e che su alcuni temi, quelli che diceva per Francesco Maiorino, incomincia a fare una battaglia politica comunicativa e poi politica, cioè mettendo quei temi al centro della discussione, secondo me sarebbe una buona idea. Anche perché, e ho finito, su quei temi, oggi che la destra radicale al governo molto probabilmente rischia di essere colta in fallo, perché tutto quello che noi abbiamo analizzato, lo abbiamo analizzato in chiave di, in un momento non di governo. Nel momento in cui queste destre radicali vanno al governo e si trovano a dover mettere insieme una domanda di proposte politiche che sono domande di interventismo statale, con una parte di partito che chiede flat tax, riduzione delle tasse, incominciare a costruire un programma dove si tiene insieme appunto maggiore spesa sociale con una riduzione delle tasse, difficilmente sostenibile sul piano economico, oltre che sul piano, diciamo, programmatico di governo. Su quei temi si potrebbe incominciare a fare una opposizione tematica, soprattutto sui temi di diritti sociali, che potrebbe mettere in contraddizione anche il governo governo guidato da Meloni. Però per il momento non vedo questo tipo di strategia, e non la vedo neanche dalla leadership nuova del Partito Democratico. Spero che però si industri nel farlo. Va bene, come vedete, una ricerca che ha provocato anche discussione, alcuni tratti interessanti davvero della discussione, li voglio sottolineare. Direi che posso chiudere ringraziando i nostri amici, ringrazio Piero, ovviamente, ringrazio Fabruzzi, Sofia Ventura, un grazie particolare a Tobias, che in realtà è l'anima che ha messo in piedi tutta questa operazione. Io ribadisco il fatto, spero che lo funzionerà, perché avremo altre occasioni per continuare questa nostra collaborazione. Grazie di cuore.